Benvenuti nel Giardino dei Giusti. Questo video vi racconterà azioni e scelte di persone esemplari. Guardiamoli insieme e poi volate a scoprire gli altri QR code presenti sui cippi. Ilaria Alpi e Miran Rovatin hanno sacrificato la loro vita per la ricerca della verità. Durante la guerra civile in Somalia, nei primi anni 90, stavano conducendo un'indagine sui traffici illegali di armi e rifiuti. Ilaria Alpi è nata a Roma il 24 maggio 1961. Dopo il diploma ha studiato l'arabo, l'inglese, il francese. Ha collaborato poi con alcuni quotidiani nazionali ed è approdata alla RAI in qualità di giornalista. Come inviata del TG3 si è recata per la prima volta in Somalia nel dicembre del 1992 con il compito di documentare la missione di pace Restore Hope voluta dalle Nazioni Unite con l'intento di porre fine alla guerra civile scoppiata l'anno prima. Miran Rovatin nasce a Trieste il 5 giugno 1948, appartiene alla comunità slovena in Italia ed è uno dei soci fondatori dell'agenzia VideoEst. Per lui il giornalismo è una missione. La sua carriera inizia come operatore di guerra e lavora a lungo nei Balcani. L'energia e la personalità con cui gestisce le difficoltà del suo lavoro sono bilanciate da grande umanità e spensieratezza. Partecipa alla missione in Somalia come operatore del TG3 con il compito di filmare il ritiro delle truppe ONU. Oltre ai traffici di armi e rifiuti tossici, svolti peraltro con la complicità dei servizi segreti italiani. Le loro inchieste riguardavano anche la condizione delle donne e la mancanza di cure mediche. Ilaria e Miran, il 20 marzo 1994, durante un'intervista al sultano Abdullahi Musa Gogor a Bosaso, una città a nord della Somalia, hanno ottenuto informazioni decisive sui rapporti molto stretti fra alcuni funzionari italiani, il governo somalo e la società di pesca italo-somala Sifco. La Sifco era proprietaria dei pescherecci che, anziché essere utilizzati per le finalità di pace sviluppate a favore dei pescatori somali, venivano impiegati per il trasporto di rifiuti e armi. Il servizio giornalistico che avevano realizzato conteneva rivelazioni cruciali e inedite sulle attività criminali commesse in quella parte dell'Africa, ma non è mai andato in onda. Dopo essere stati allertati da una telefonata che li invitava ad approfondire la loro inchiesta, si sono spostati all'interno della capitale per trovare nuovi riscontri. Sulla via del ritorno, un comando armato tende loro un'imboscata. Vengono colpiti a morte, crivellati di colpi. Nessuna autorità interviene. I colleghi di Ilaria e Miran sistemano con ordine tutta la documentazione raccolta dai due reporter uccisi. Cassette, taccuini, appunti, registrazioni delle interviste. Incomprensibilmente, però, alcuni documenti e la macchina fotografica vengono smarriti prima di arrivare in Italia.
ancora non si è fatta chiarezza e giustizia su questo omicidio. Giorgio e Luciana Alpi, i genitori di Ilaria e i familiari di Miran, non hanno mai smesso di cercare la verità, ma sono stati ostacolati da indagini approssimative e numerosi depistaggi. Nonostante i riconoscimenti al valor civile conferiti dal capo dello Stato, sospetti e ombre lasciano ancora aperti molti interrogativi. Nessun colpevole è stato individuato e assicurato alla giustizia.